era una cosa che non è stata, che non è emersa in tutto questo dibattito e anche voi quando avete affrontato questa iniziativa per i giornali, che qui siamo di fronte, forse per la prima volta, a un'alleanza anomala tra la rete e la carta stampata per questa battaglia, perché l'idea dei Post-it è nata sulla rete, un'iniziativa de Valigia Blu, l'idea appunto di mettersi questi Post-it gialli davanti alla bocca, poi ripresa e rilanciata subito da Repubblica. E dico alleanza anomala perché solitamente si sono fatti la guerra, blogger, carta stampata e giornalisti di carta stampata. Diciamo la Oggi concorrenza la più che la concorrenza, guerra. vabbè, mettiamola così. Ed è una cosa interessante, quindi quando si dice facciamo un'iniziativa tutti insieme, carta stampata, facciamola insieme, rete e carta stampata, anche perché viviamo in un momento in cui alleati della TV ce ne abbiamo pochissimi e quindi bisogna unire le forze. Tra l'altro ricordo che su Facebook è nata questa iniziativa in cui ci si fotografava col post-it, ma su Twitter è nata l'idea di mettere sull'immagine del profilo, sull'avatar, un triangolino giallo che ricordava proprio il post-it. Quindi io dico che vale la pena ricordare, siamo di fronte a un'alleanza unica tra rete e carta stampata, rafforziamola e se creiamo un'iniziativa per la carta stampata coinvolgiamo anche la rete, perché in questo i blogger che fanno opinione su internet sono tutti dalla parte appunto di questa battaglia contro questa legge bavaglio. Quindi uniti rete e carta stampata, che ripeto è Le una cosa premesse ci anomala. sono tutte.